Buongiorno, io vi do il benvenuto sul mio canale. Sono a Roma, oggi è il secondo giorno in realtà, ma volevo comunque dare un inizio a questo video. L'idea è quella di portarvi con me per Roma e farvi vedere tutto quello che mangio. Non mi ricordo più cosa dobbiamo fare oggi, però io non sono mai stata a Roma, quindi c'ho un bel po' da visitare. Il primo giorno, prima di partire, mi sono preparata questa piadina da mangiare in treno con un pesto di zucchine, verdure spadellate, tra cui zucchine, carciofi e piselli, formaggio vegetale, pomodori secchi ed il pane è lo stesso dei falafel wrap che avete visto in un video precedente e che avevo messo in congelatore. In pratica ho usato tutto quello che avevo rimasto in frigo, dato che sono stata via 10 giorni e non volevo buttare nulla. Dopo aver camminato un po' per Roma, a metà pomeriggio mi è venuta fame, quindi ho mangiato questo gelato alle nocciole e pistacchio, fatto con latte di riso, e con il caldo che faceva ci voleva proprio. Un po' più tardi abbiamo fatto aperitivo con birra e prosecco, e poi cena in trattoria con delle bruschette miste. Quelle vegane erano con pomodorini, crema di peperoni, di carciofi e patè di olive. Poi abbiamo preso un misto di contorni, tra cui cicoria e spinaci, e poi io ed una mia amica ci siamo smentate questa pizza marinara con l'aggiunta di cicoria e olive, buonissima. Il secondo giorno, per colazione, ho trovato questo posto vicino all'hotel dove avevo letto avessero anche colazioni vegane. Purtroppo però non avevano cornetti vegani, ma comunque sono riuscita a mangiare questo tortino alle carote con il cappuccino di soia. Abbiamo passato la mattina a passeggiare in giro per la città e dopo una visita a Castel Sant'Angelo siamo andati da Flower Burger, che avevo già provato qualche anno fa a Milano, e ci siamo divorati questi burger. Il mio aveva un burger di quinoa, insalata, pomodori, carota spiralizzata, salsa guacamole e salsa beach. Quello del mio ragazzo invece aveva un burger di fagioli rossi, insalata, pomodori confit, germogli di soia, flower cheddar e salsa magic, come la chiamano loro. Il tutto accompagnato da patatine speziate e vi giuro che mi sta venendo una fame a guardarli, mamma mia. A metà pomeriggio, come non prendere un gelato da grezzo raw chocolate, il mio era cioccolato fondente mandorla ed il mio ragazzo aveva preso pistacchio e nocciola. La sera è arrivato il momento tanto atteso di andare a provare il famosissimo rifugio romano. E devo dire che se è famoso tra noi vegani un motivo c'è. Ho iniziato con l'antipasto del rifugio vegan, che comprendeva supplì, arancino, zeppole di pizza, sotto quelle crudite di verdure c'era dell'hummus, tofu marinato, maionese e le olive ascolane che mi sono piaciute tantissimo. Ecco, questo è l'interno dei supplì e dell'arancino. Poi di primo non potevo non optare per la loro carbonara vegana con seitan affumicato ed è davvero molto buona. In realtà avrei voluto provare un sacco di altre cose perché le loro opzioni vegane sono molte, ma ero già piena e non sono riuscita a farmi stare neanche il dolce. Peccato, vorrà dire che ci dovrò tornare. Il terzo giorno ho trovato un altro bar vicino all'hotel in cui avevo letto avessero anche opzioni vegan, ma di nuovo di cornetti vegani non c'era traccia. Sono però riuscita a trovare queste farfalline di pasta sfoglia che non contenevano grassi animali ma solo vegetali. Assieme a questo cappuccino di soia sono stati la mia colazione. Dopo aver fatto altri mille chilometri a piedi, siamo arrivati da Pizzarium per assaggiare la famosa pizza di Bonci. E che dire, semplicemente meravigliosa. Io ho provato questa con crema di ceci, cicoria e pomodorini semisecchi. Dopo una visita ai Musei Vaticani ci siamo presi una birra lì vicino e poi per cena ci siamo spostati a Trastevere e abbiamo mangiato in una trattoria. Io ho optato per il piatto che in Italia salva ogni vegano, ovvero la pasta al pomodoro, anche se in realtà avevano anche la pasta ai fagioli nel menù che avrei potuto mangiare. Dopodiché un misto di contorni tra cui carciofi, cicoria e patate al forno. Insomma, male non mi è andata neanche quella sera.
L'ultimo giorno mi sono dimenticata di filmare la colazione, ma abbiamo deciso di farla in hotel e avevo mangiato pane, marmellata e cereali con latte di soia. Prima di pranzo avevamo voglia di qualcosa di fresco, quindi abbiamo bevuto un aperitivo per poi dirigerci verso un altro dei pilastri della cucina vegana a Roma, ovvero Romeo Cat Bistro. Ci hanno portato un entrée di hummus di ceci alla barbabietola con chips di platano. Poi come antipasto io ho scelto questi tacos di mais blu con misticanza di erbe spontanee primaverili, fagioli all'uccelletto, salsa guacamole, maionese al pimenton e sale affumicato. Super buoni! La mia amica invece ha preso delle cialde soffici di tofu con cremosa al sesamo tostato, funghi e friggitelli al forno e anche questi erano spettacolari. In più avevamo preso delle patate al forno perché non possono mai mancare. Come seconda portata ho scelto il pad thai vegano che ha più che soddisfatto le mie aspettative. Poi questo era il jackfruit arrosto con erbe aromatiche, zucchine al mosto cotto, crema di patate al finocchietto selvatico e platano croccante. Infine abbiamo assaggiato anche il tempeh in crosta di pistacchi, salsa arissa allo yogurt e agretti al salto. Ed anche questo piatto era davvero una bontà. E basta, ho preso un ultimo gelato mentre aspettavamo il treno. Questo era cioccolato fondente lampone e questa è stata l'ultima cosa che ho mangiato in quel di Roma da vegana. Sono molto contenta di aver potuto provare così tanti posti ed assaggiato così tanti piatti. Se siete vegani e avete paura di non riuscire a trovare da mangiare quando viaggiate, fidatevi che non morirete di fame. Sicuramente ci sono certi posti o città in cui è più facile ed altri meno. Ma ora con Google e siti come Happy Cow, trovare posti vegan friendly non è per niente difficile. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Dopo di Roma mi sono spostata qualche giorno in Toscana, quindi scrivetemi nei commenti se vi interessa vedere cosa ho mangiato anche lì. Non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram, dove posto spesso nelle storie quello che mangio. E io vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo e vi aspetto qui con il prossimo video.